Undicesima edizione con un occhio, uno sguardo, come doveroso che sia, Expo 2015. Beh sì, concludiamo la manifestazione quest'anno con una giornata interamente dedicata al cibo, ovviamente dal nostro punto di vista, quindi la scienza che sta dietro al cibo, alla produzione di cibo, all'alimentazione, all'aspetto nutrizionale della scienza. 44 eventi in una giornata per sbizzarrirsi. Quali difficoltà di reinventarsi ogni anno dopo 11 anni? Ma non dobbiamo reinventare tanto, in realtà la strada è tracciata e è molto chiara. Noi puntiamo all'eccellenza della scienza presentata, quindi invitiamo gli scienziati che ormai sono anche molto ben disposti a venire perché ci siamo fatti una reputazione. Il coinvolgimento dei giovani, dei ragazzi cresce, le scuole quest'anno coinvolte sono ancora di più degli altri anni, quindi direi che questi sono i nostri due fondamenti e su questo abbiamo la possibilità poi di divertirci anche in sede di contaminazioni con musica, arte e spettacolo.